Qui inizia un tratto di sentiero attrezzato con fune metallica, gradini, quindi bisogna mettere via il telefono e usare entrambe le mani. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo arrivati in cima. Abbiamo risalito la Val Setus. Ecco, attenzione perché il sentiero è attrezzato con cavo metallico e anche gradini in metallo. Non è esposto, però comunque bisogna prestare molta molta attenzione nel salire, che è facile scivolare, soprattutto quando il sentiero è umido, come oggi. Quindi da non sottovalutare. E ci siamo quasi. Grazie.
A questo punto lasciamo il rifugio e iniziamo a scendere verso la valle del Mesdi. Qui a destra c'è il lago, guardate, è bellissimo. Quello è il ponte della ferrata Tridentina. Qui inizia un tratto attrezzato, quindi metto via il telefono e ci si vede dopo. A questo punto, proseguendo dritti, si arriva a Colfosco, che è quel paese giù in fondo, mentre noi andiamo a sinistra perché dobbiamo tornare al Passo Gardena. A destra della cascata si sviluppa il percorso della ferrata Tridentina. Molto molto bello. Ecco, qui si può vedere che per la via ferrata bisogna andare a sinistra. Da quella parte. Qui a destra troviamo l'imbocco della Val Setus, è la valle nella quale siamo saliti stamattina. Noi siamo arrivati da questo ghiaione qui, quindi abbiamo completato il giro ad anello e adesso torniamo al Passo Gardena, circa mezz'oretta ancora dal punto dove mi trovo ora.